faccio un servizio. Mastro Kenway, l'avete trovato? Non era al posto giusto. Gli altri vi stanno aspettando. Signori, comodi, comodi. Temo che il tempio non fosse che una grotta dipinta. Però conteneva immagini scritte dei precursori, significa che siamo vicini. Non abbastanza, direi. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi, crescere di numero e fondare una base permanente qui. Benché il sito ci sfugga, sono certo che lo troveremo. Vero. Parole sante. Inoltre, credo che sia ora di accogliere Charles fra di noi. Si è dimostrato un allievo leale, ha servito con ardore dal giorno in cui si è unito a noi. Merita di condividere il nostro sapere e di cogliere i frutti che offre un tale dono. Ci sono obiezioni? Molto bene. Charles, vieni. Andiamo. Giuri di difendere i principi del nostro ordine e tutto ciò per cui lottiamo? Lo giuro. E di non divulgare i nostri segreti nella vera natura della nostra opera? Lo giuro. E di farlo da ora fino alla morte, a qualunque costo? Lo giuro. Allora ti accogliamo fra di noi, fratello. Insieme assisteremo all'alba di un nuovo mondo. Un mondo di fermezza e di ordine. Dammi la mano. Ora sei un templare. Il padre della comprensione ci guida. Il padre della comprensione ci guida. Cosa? L'avete visto, vero? Wow! Wow, e come? La chiave deve essere l'amuleto che Eitam ha preso a Londra. Ora sappiamo com'è fatto, ma non sappiamo dove si trova. Desmond, devi continuare. È anche un tuo antenato. Perché non entri tu nell'Animus? Cosa? Che diavolo dici? Sembri un bambino di 6 anni. Ma che ti prende, Desmond? Vuoi sapere che mi prende? Sono stufo di non avere voce in capitolo. Desmond, fai questo. Desmond, fai quello. Desmond, sarà meglio che trovi una soluzione, altrimenti il sole ci ridurrà in cenere. E so di essere stata carina con te, ma invece sono parte anch'io del piano dei Templari, e quindi sì, vorrei tanto che finissi sotto il controllo di un'entità aliena in modo che tu possa uccidermi. Quindi ecco la risposta. Sono stufo di essere una cazzo di pedina. Credevo sarebbe stato diverso con te. Insomma, sei mio padre. Ma alla fine sei esattamente come i Templari! Non dirmi mai più che sono uguale a quei bastardi. Capito? Tutto ciò che faccio, tutto ciò che ho fatto, è stato per te. Forse ho voluto troppo, o ti ho chiesto troppo. Ma cerca di tenere bene a mente cosa c'è in gioco qui. Devi capire cosa fare, figliolo. Non abbiamo più tempo. Bene, sono in imbarazzo, ma farò finta che non sia successo niente e vi aggiornerò tutti come al solito per cercare di accorciare i tempi. Niente di buono. Sembra che il tempio sia alimentato da alcune... beh, le chiamerei batterie. Ne avete incontrata una entrando, ma temo che non ce ne siano più. Almeno non qui. Hai idea di come possiamo sostituirle? Non ancora, no.
Voglio introdurmi nel database dell'Abstergo. Se trovassi qualche riferimento a quegli aggeggi lì dentro, forse potrei rimanere. Vedi cosa puoi fare. Ma certo. Senti, Desmond, puoi dare un'occhiata qui in giro o ritornare nella nostra? Su cosa lavori? Un mucchio di cose. Se devi entrare là dentro, ci serve un modo per controllarti e comunicare con te. Violare i sistemi di sicurezza locali ci aiuterà. Grazie. Per cosa? Non so, per tutto. Vi siete sacrificati per me, tu e Sean. Tu hai potenziato l'Animus, mi hai aiutato ad addestrarmi, mi hai risvegliato dal coma. Tu hai inserito tutto nel database per risolvere gli enigmi di Clay. So che non è stato facile lavorare con me, e mi dispiace. E voglio che sappiate che, anche se non sono bravo a dirlo, apprezzo molto quello che avete fatto. Sì. Volevo soltanto salutarti. Hai cose più importanti da fare. Oddio, papà. Cosa? Che cosa vuoi che dica? Non lo so. Ciao, figliolo. Come stai? Che hai fatto di bello? Io so che cosa hai fatto. Niente. Hai sprecato anni in un buco di appartamento con un lavoro inutile mentre tutti noi lottavamo per poter sopravvivere. Sei un vero stronzo. Vorresti colpirmi di nuovo? Perché questa volta reagirò. Guardate un po' qui. Che cos'è? Beh, non saprei, ma credo un contatore. A giudicare dall'iconografia, ritengo probabile che quando si svuoterà, inizierà la fine. Ciao, Desmond. Come ti va? Il solito. Altro giro, altro antenato. Chi avrebbe detto che c'era un templare fra i tuoi avi? Credo abbia iniziato come assassino. Devono averlo convinto. Hai ragione, infatti. Ho controllato negli archivi e sembra che il padre di Eitam fosse un assassino. Quindi è logico che lo fosse anche lui. Almeno per un po'. Hai scoperto altro? Il tizio all'opera era Reginald Birch, gran maestro del capitolo dei Templari di Londra. Lui e il padre di Eitam, un uomo di nome Edward, erano rivali da sempre. Pare che Birch abbia circuito Eitam quando era molto giovane, così è riuscito a convincerlo a cambiare fazione. Chissà come ha fatto. Indagherò ancora un po'. Bene, si parte. Un don nise rohet stanyu. Awira awa un de yard on jadagu. Tone warra nagarade. Desagera ne rot niha. Nekti yate huayata ne kera. Aze gante ta jajera oni. Nekti ya otena de gari wastakwe. Agungwe dat sun a wahuan nordun kwezi niot nesagode ya ogunga. Zewajerdas riat dizaks ne hetham. Raganerun kwakwe unte zini togwenyo. Nek zi ohondo yo ha wihtu yat de haganerakwe. Zinuer rao jokwa templar agwego tadinyaro darhoks. Ne onha at getsanis.
Stigat che sun arion a higunsa gandanu agat gatto di ne sagar a Skarnex. One day star. Onisa Jerha. Ya otena guanek guanek. Redunagedu, the water richer unyana. Renajagedu another ratu than Yakodunis. How was Nexi dosa easy nakahonda di Yahaza? Di jono wat stage gari wes wat de no harenyu tigo yorunyo zo wa dakwanya suma gona swak so rana johnny di zo hak o hondo signori yo gara wat ne hi sta hi sta wat go lo zaka de deri wasta. Ha o wa za za dandi. Do wa da da ni gu ra do wa sa gu ma. Ne do sa ya da i zo go wa na o gwa ho ya ga gu ndi na ge re ga a tho ni gu na si ni yo ne o gwa ri. Da na ne ra di a te ne ke ra. Nungwe, nunsa nage, de wat tirat kawas. Wagari huarge di ot stara, ganatanyadu, for di nagare. Energy, de tadi. Ona kahaya yedu wawe! Ona horda de wat karitsaru nyana. Yogo da setu ga! Zora gohadu! Is it as a dotten? Aska degani asangayeri. Aska dewat nyawe. Thank you.
La dodossi. Guagui da zari. Ah! Un io ti sa da riandere da qui. Dodossi. Susi so yonde ne giga. Oh, no, I want ne gaunt. Do what Kari Tsaruni? Easy as a yatewe. Oska, Degani, Asa, Gayerdi. Ya to got ni gohroni. Cosa abbiamo qui? Hai un'aria familiare. Dov'è che ti ho già visto? Che modi sono questi? Lasciami! Senti qua, parla la nostra lingua. Meglio come indiano. E anche focoso. Dobbiamo interrogare gli anziani. Dici solamente dov'è il tuo villaggio e sarai libero. Fa come ti dice, ragazzino. Potrei spezzarti il collo, sai. Se stringessi ancora, crack, la tua miserabile vita finirebbe in un attimo. Non sei che feccia, una nullità. Tu e tutta la tua gente vivete nel fango come animali, senza sapere cos'è la vera civiltà. I più saggi fra voi intuiscono cosa vi aspetta. Si gettano ai nostri piedi e implorano pietà. Ma tu no, vedo. No. Ti attacchi disperatamente alle tue tradizioni. Sei troppo ottuso per capire. Ma non sono crudele. Quindi ti risparmierò. Così potrai riferire alla tua gente. Devi dire loro che prima otterremo ciò che vogliamo. Prima potrete tornare alla vostra patetica, inutile vita. Una buona offerta, no? Come ti chiami? Charles Lee. Perché lo chiedi? Così ti troverò. Non vedo l'ora. Thank you.
Raduno Gedu! Buono body! Doge! Raduno Gedu! Buono body! Doge, ieno, buon! Con Iges, con Iges! Ma tu io non ho ne! Io sto, John! Onak ti onsa dego! Onak! Grazie, andene! Sodi o nago, ona! Se fostek! Radun hagedu! Onak ti on zat ni gonra, zat ni dun hagedu! Dodek, dodek! Onsere! Toga zun haa! Onsesege! Nek ti sa deri ondara! Di nowe! Adini kue kunhage. Ja, Zadoresla, da kvatska! Naga isse. Datto wa ga ni gon roni. Datto de we na da unga?